Questo mese parte tristissimo, io già ve lo dico. Benvenuti nel wrap up delle letture di giugno e nel video TBR delle letture che farò a luglio. Come state? Spero tutto bene. Perché questo tono mesto? Lo sapete perché? Perché in realtà io questo mese, ve l'ho già detto in un post su Instagram uscito domenica se non mi ricordo male, se non mi seguite su Instagram seguitemi subito, questo mese fondamentalmente ho letto un libro. Io speravo che con il mio compleanno fosse tutto molto più tranquillo e invece no. Più che altro avevo la testa veramente tutta completamente assorbita nel lavoro e anche quando mi ritrovavo ad avere del momento libero volevo solo dormire perché ero veramente sempre stanca, non riuscivo a dormire bene la notte e via dicendo. Quindi diciamo che il mese di giugno è stato inaspettatamente pigro per quanto riguarda le letture. Inutile parlarvene lungamente perché ho già fatto appunto sia la recensione video che una recensione su Instagram. Questo è l'unico libro che ho letto questo mese, non è l'unico che ho iniziato, adesso ne parleremo. Ma comunque ho letto La vera storia di Capitan Uncino di Pier Domenico Baccalario. Ripeto, inutile parlarne ulteriormente. Se volete sapere cosa ne penso di questa lettura andate a vedere la sua recensione, sappiate che ha ottenuto ovviamente 5 stelline su Goodreads perché è una lettura molto bella, una storia che mi ha decisamente appassionato e niente, però è stata effettivamente l'unica lettura conclusa nel mese di giugno, mentre invece ne ho iniziate ben 3 che adesso vi faccio vedere. Del primo volume di questi 3 vi avevo già parlato nell'ultimo appuntamento perché in realtà io questo libro me lo sto trascinando da maggio praticamente, avevo già iniziato a rileggerlo perché è una rilettura a maggio e poi l'ho interrotto per leggere appunto i libri di Pier Domenico Baccalario e ho intenzione adesso che sono più tranquilla di riprenderlo. I No che aiutano a crescere di Asha Phillips. Ho letto praticamente tutta la prima parte dedicata ai neonati, ho iniziato la parte dedicata ai bambini della prescolare in sostanza. Che dire, bello, per carità ve l'ho già detto, ma non l'ho ancora concluso, anzi non sono neanche a metà ed è un libro molto breve, quindi io mi vergogno di me stessa per quanto riguarda questa rilettura. Non so che cosa dire per giustificarmi, adesso lo concluderò. Con calma lo concluderò, perché comunque anche trascinarselo per 2 mesi non è una gran cosa, secondo me è una cosa che mi fa vergognare veramente tanto. Altro libro di cui vi ho già parlato, se non altro su Instagram, ultimo libro di Pier Domenico Baccalario che però non ho concluso, ho iniziato ma non ho concluso, adesso quando ci saranno le varie giornate in piscina sicuramente lo concluderò, L'ombra di Amadeus appunto dell'autore che abbiamo affrontato questo mese col 5 per un autore. Mi sta piacendo perché comunque non posso dire che non mi sta piacendo e quindi lo sto leggendo a rilento per quello, in realtà mi piace molto. Però non avevo né tempo né voglia di leggere a prescindere dalla lettura in corso, quindi ecco. Novità invece delle letture in corso è il regalo di compleanno di mio fratello, che inaspettatamente non fa parte della collana Twisted Tale come gli altri anni, come negli ultimi compleanni, ma in realtà è Saggio erotico sulla fine del mondo di Barbascura X, che sapete essere uno dei miei youtuber preferiti, soprattutto per quanto riguarda la divulgazione scientifica. In realtà sulla mia wishlist, se vi ricordate, ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo appuntamento del Bookshelf Tour di quest'anno, su Amazon, quella condivisa con la mia famiglia e i miei amici che non sapevano che cosa regalarmi, c'era l'altro libro di Barbascura, ovvero Il genio non esiste, che appunto, se non mi ricordo male, è stato il suo primo libro e io avevo seguito tutte le interviste, tutte le presentazioni, tutti i video dedicati, le storie di Instagram. Quindi io volevo quel libro per un motivo. Mio fratello cosa ha capito? Niente, cioè nel senso ha capito che io volevo il libro di Barbascura, però io davo per scontato che lui avesse davanti la mia wishlist, ovviamente, per scegliere il mio regalo di compleanno. Invece no, è andato a braccio. In realtà ha fatto una cosa ancora più tenera perché è andato a inizio giugno a preordinare l'ultimo libro di Barbascura, che è appunto questo. Che non è quello che desideravo lo comprerò comunque prima o poi, ma è stato molto carino e questa è una delle prime copie, immagino, della prima tiratura, quindi super bella questa cosa in realtà, e mio fratello è stato veramente tenerissimo e sono sicura, avendo già sfogliato qualche pagina, avendo già iniziato a leggerlo, sono sicura che lo finirò in pochissimo tempo perché fa morire da ridere. Mi ricorda un sacco come umorismo e come scorrevolezza Francesco Mozzopapa, quindi sono sicura che lo finirò in brevissimo. Passiamo invece ora alle letture che effettivamente io voglio fare oltre a concludere queste 3, quindi letture che io non ho ancora iniziato ma che ho intenzione di fare nel mese di luglio.
consiglio. Si tratta di 5 libri, libri brevi, che avete sicuramente già visto in qualche video o su Instagram o qua su YouTube, che però sono molto brevi appunto, e quindi ho intenzione di leggerli nel mese di luglio, ovviamente successivamente alla conclusione dei 3 libri che vi ho appena fatto vedere. Incontri sbagliati di Paolo Crepé. Non l'ho trovato su Goodreads perché comunque è un libro che, se non mi ricordo male, era in omaggio con qualche rivista, con Donna Moderna, vabbè, lasciamo perdere. Spero che sia valido come libricino, ma comunque su Goodreads non c'è, quindi non gli darò una valutazione vera e propria. Sicuramente gli dedicherò un post su Instagram se vale la pena, ma al momento ho intenzione solo di leggerlo e vedere come va. Di Angela Johnson, Luna sei il mio sole. Questo è stato uno degli acquisti che ho fatto per il mio compleanno su Amazon, insieme a un altro che vi farò vedere più tardi. Anche questo è un libro decisamente brevissimo e ho intenzione di leggerlo in una delle mie giornate relax. L'Aquilone del Diavolo di Jean Russell. Mistrici Salani, sono sicura che me lo finirò in una giornata, quindi poco impegnativo, spero, mi auguro. Non vedo l'ora di leggerlo per poi aggiungerlo al mio scaffale della Salani, che non era quello che mi ha indicato, ma comunque se avete visto il bookshelf tour sapete dov'è, da qualche parte c'è uno scaffale dedicato a Salani. C'è Un cadavere in biblioteca di Agatha Christie. È veramente tantissimo tempo, forse da 2 anni che non leggo niente di Agatha Christie. L'unica cosa che ho letto è 10 piccoli indiani, questo è un libro piccolino, è una lettura differente rispetto alle altre che ho intenzione di fare questo mese, è un genere che normalmente non leggo, quindi direi che sono tutti dei buonissimi propositi da realizzare con la lettura di questo romanzo. Oltre al fatto che Agatha Christie, essendo veramente una delle autrici più famose in tutto il mondo, penso che valga la pena di approfondirla, se, almeno con 2 o 3 libri, ecco, non dico di leggere tutte le sue opere, tutta la sua bibliografia completa, ma sicuramente bisogna dargli una possibilità come autrice, non con un'unica lettura, ecco. E comunque 10 piccoli indiani mi era piaciuto, quindi io penso che mi piacerà anche questo, mo vediamo. Ultima lettura che ho intenzione di fare nel mese di luglio è Oggi siamo vivi di Emmanuel Pirot, che, se vi ricordate, anche questo ho acquistato su Amazon per il mio compleanno. È una lettura che ho in wishlist da praticamente da quando ho aperto il canale, però l'ho acquistato solamente adesso. È una lettura decisamente pesantuccia, ma comunque io cercherò di leggerla in maniera leggera. Lo terrò in coda a questo mese sicuramente, perché appunto voglio dargli il giusto tempo. Sono molto molto curiosa di leggere questa cosa, e anche questo, come per gli altri, si discosta come argomento. Cioè, se ci pensate, tutti i libri che vi ho portato oggi, che ho intenzione di leggere questo mese, sono tutti diversi per genere, lunghezza e argomento, quindi boh. Cioè, anche questo, su questo qua, io ho delle aspettative veramente alte. Insomma, ecco, queste sono le letture che ho intenzione di fare, di concludere, che ho fatto questo mese. Fatemi sapere quali sono le vostre qua sotto nei commenti e consigliatemi qualcuno di questi libri se l'avete letto, ditemi cosa ne pensate, ovviamente senza fare spoiler. Ditemi quali altri libri dove leggere, insomma, bizzaritevi come al solito. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale, questa piattaforma, tutto quello che faccio su questa, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con i preferiti di Joy, invece il prossimo appuntamento con il wrap up delle letture e la TBR delle letture del mio successivo sarà ovviamente il 1° di agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!